metto qui, è diverso. Vediamo che bella mente. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Perché detto fra noi ci sta anche meglio, insomma. Bentrovati, oggi parliamo di università. È dall'anno scorso che non affrontiamo più questo argomento ed è un argomento eppure estremamente interessante. In una regione come la nostra, con 1,5 milioni di abitanti, che ha diverse università e tutte hanno un pedigree importante. C'è la Macerata, c'è la Urbino e c'è la Camerino. Oggi abbiamo voluto invitare il rettore, il professor Flavio Corradini, che conosciamo da tempo, per cui ci permetteremo anche di darci del tu, perché è inutile che fingiamo un lei che non ha senso, e con cui parleremo delle problematiche, se ci sono problematiche, nell'Università di Camerino, e come vive il rettore la vita e la quotidianità di studenti che vengono da tutte le parti d'Italia, ma non soltanto da tutte le parti d'Italia, anche dall'estero, e poi come si trova, e questo lo scoprirete subito, con quella voce che quando la senti al telefono sembra quella di Nanni Moretti. Eccolo, Flavio Corradini, dici qualcosa di sinistra? No, sto scherzando, quindi ti sto presentando. E che significa fare il rettore in un'università? Tu poi sei giovanissimo, quanti anni sono che fai il rettore? Sono 2 anni e mezzo e sono abbastanza giovane, sì. Ho assunto questo ruolo a novembre del 2011, un ruolo di grande responsabilità perché sto alla guida di un Ateneo che quest'anno ha fatto 678 anni di storia, quindi una bellissima responsabilità, insomma stiamo andando piuttosto bene, sono molto soddisfatto del lavoro che sto conducendo, l'università reagisce molto bene, il territorio reagisce molto bene, l'internazionalizzazione va bene, è faticoso naturalmente, impegnativo, molto impegnativo, sono tanti i linguaggi da imparare, tanti toni da usare nei momenti opportuni. E tante le culture che confluiscono comunque lì da voi, perché ci sono anche stranieri, per cui porteranno anche il loro, non dico know-how, sicuramente no, ma comunque il loro retroterra culturale. Che fate? Lo assemblate, dialogate parecchio e assorbite anche culture esterne? Assolutamente così, è una crescita culturale molto importante, anche in particolare per i nostri ragazzi italiani, e in particolare quelli che non possono vivere questa differenza culturale andando fuori. In aula adesso abbiamo i ragazzi del nostro paese che condividono le lezioni con cinesi, indiani, pakistani, brasiliani, argentini. E come la vedi l'integrazione? Assolutamente compiuta? No, non è compiuta, è qualcosa che va assolutamente costruito man mano nel tempo. Abbiamo dovuto gestire situazioni non semplici nella nostra università per cercare questa integrazione, religioni diverse, esigenze di religioni diverse che vanno gestite, chi vuole pregare 2 volte la settimana in un luogo, chi invece ha altre usanze, ecco, nel tempo abbiamo costruito un modello. Come si viene incontro a queste esigenze? Bisogna anche gestire la logistica e gli spazi, bisogna appunto ascoltare, saper ascoltare e bisogna avere tanta volontà per risolvere le varie questioncine. Parlavo della questione religiosa prima, ma ci sono anche altre questioni di tipo culturale, di gelosie, gli indiani con le indiane che sono venute in coppia e abbiamo dovuto gestire anche situazioni
imbarazzanti in questo senso qua. Però, come dire, l'obiettivo non bisogna mai come dire, mollare l'obiettivo, che è quello di avere un ateneo internazionale localizzato nel nostro paese e quindi pienamente coerente con le strategie di crescita del nostro territorio, della nostra regione, ma che assembla insieme tante culture. Questo deve essere l'obiettivo. Se questo è l'obiettivo e l'obiettivo è condiviso, tutte le altre questioni si risolvono e credo abbiamo raggiunto un buon equilibrio. Come vedi, il rapporto fra Camerino e le altre università marchigiane? È un rapporto C'è evidentemente. collaborazione, c'è o non c'è, oppure ognuno vive il suo stato, il suo modo di vivere quotidianamente diverso dagli altri. C'è collaborazione fra voi rettori? Do la mia percezione È la tua, della certo. situazione, la mia personale percezione. Io credo che si potrebbe fare davvero molto, molto di più. Ecco. Al momento ci sono evidentemente tantissime collaborazioni con l'Università di Macerata, con l'Università di Ancona, con l'Università di Urbino. Non sono ancora, secondo me, collaborazioni strutturate, ma vengono dai vari gruppi di ricerca e quindi si potrebbe fare davvero qualcosina di più. Con l'Università di Macerata, come sapete, abbiamo invece qualcosa di un pochino più consolidato. Abbiamo fatto un'esperienza importante con un accordo di programma dove era coinvolto il nostro ministero e la provincia, accordo che è terminato a dicembre dello scorso anno e che però abbiamo voluto continuare con una forma diversa di collaborazione nella programmazione triennale che il nostro ministero chiede agli Atenei e abbiamo scelto di mettere insieme due grandi filoni che riguardano i servizi agli studenti e ancora una volta l'internazionalizzazione. Quindi è un'esperienza molto positiva che spero da auspico e insomma sta andando avanti nel tempo in maniera molto in maniera importante. Con l'Università di Urbino abbiamo un'altra bellissima esperienza, stiamo facendo crescere in Camerun, in Africa, una nuova facoltà di farmacia, andiamo noi ad insegnare, abbiamo fatto la selezione di 18 ragazzi che dovranno costituire la farmacia C'è moderna, già la struttura e tutto giù c'è in già la Ghana? struttura con la locale università di Con la locale. Chan, perché ovviamente se si opera Certo. come dire, con un obiettivo di crescita bisogna farlo in maniera congiunta col territorio locale. Hanno già fatto un anno e mezzo di formazione, ora questi ragazzi sono in Italia, metà ad Urbino e metà a Camerino e qui continueranno gli studi e faranno la tesi per poi tornare. Io li ho incontrati, davvero sono rimasto molto molto sorpreso e mi ha fatto molto piacere, sono ragazzi davvero molto molto motivati, hanno una voglia incredibile di conoscere la farmacia occidentale, che è molto diversa da quella tradizionale, come sappiamo, perché, come dire, vogliono allargare le loro conoscenze e competenze, tutti vogliono tornare nel loro paese e diventare farmacisti Ma del in futuro. tanti paesi, come per esempio i paesi africani, si utilizza molto, cioè da noi in Europa, in generalmente la cultura europea è fatta anche di farmaci e quindi di chimica che prevale su quello che è invece il discorso naturale. Credo che sono due culture completamente differenti anche a livello di farmacia. Non è facile un discorso del genere. Non è facile, ma è molto stimolante e, come dire, molto bello. Tant'è che in questo approccio della medicina tradizionale affiancata alla cultura occidentale, le piante medicali, ad esempio, la nostra università si è cimentata nella costituzione di due spin-off. Ne è nato prima uno più generale sulla innovazione e il trasferimento di conoscenza dall'Italia verso l'Argentina e poi subito dopo un secondo più specifico all'utilizzo strumentale de delle piante medicali. La strategia che stiamo usando è questa. Le piante vengono dal Camerun, questa università di Chan ha grandissimi Che ve le manda? appezzamenti, che le cresce lì
le siccali. Ah, quindi fino all'essiccazione. Fino all'essiccazione. Noi ne estraiamo gli oli e li elaboriamo per fare creme di cosmetica, ad esempio, e poi li riportiamo nel loro paese e le commercializziamo nei nostri. Ecco, sono due esperienze. Anche qui lo stimolo, come dire, della nostra università a mettersi sempre in gioco. La giurisprudenza nella costituzione delle imprese, quella europea, italiana europea e quella camerunense ed africana, sono completamente diverse e quindi sono questioni che vanno gestite. Bisogna lavorare un pochino di più, avendo ben chiari gli obiettivi in fondo, e stiamo andando molto anche bene. Anche perché poi gli obiettivi generalmente, cioè le università sono diverse, però gli obiettivi alla fine sono gli stessi, insomma, arricchire, dare cultura, avere un'apertura mentale e soprattutto fare rete, perché oggi si parla tanto, è un termine che si usa molto, sinergia e fare rete, sì. E credo che voi comunque abbiate già incominciato. Ma spiegami una cosa, quanto è importante saper vendere, passami il termine, fra virgolette, certo, saper vendere il proprio marchio? Perché io vedo che fate molta pubblicità. Una volta uno pensava, ma come, un'università che fa pubblicità in radio soprattutto per far arrivare degli studenti, eccetera, eccetera. Eppure è indispensabile, penso, mi pare di aver capito. Assolutamente sì, Giovanni, è assolutamente indispensabile. E noi stiamo puntando sulla comunicazione in maniera piuttosto importante ed aggressiva. Se si fanno tante cose e queste cose non le si comunica, è come non farle. No? È un detto, non è che può vivere di vita propria all'università, tanto è lì, tutti arrivano, bisogna anche far venire. Assolutamente sì, nulla vive di vita propria e comunque la vita propria dura poco. Quando si vive in una società frenetica e importante come la nostra, nel nostro paese, in Europa e nel mondo, la competizione poi è qualcosa da non ignorare assolutamente. Certo. Fino a poco tempo fa le università italiane erano in una situazione particolarmente privilegiata nel contesto mondiale. Parlo della competizione sia sulla didattica, sì, e certo, sia sulla ricerca. Oggi in qualunque parte del mondo esistono situazioni di eccellenza e paesi che finanziano la ricerca, la formazione e l'innovazione in maniera molto importante. Quindi ora la competizione che noi stiamo vivendo non è più a livello regionale, certo, non è nemmeno nel nostro paese. Ora noi competiamo con le università europee, quindi una globalizzazione c'è anche dentro l'università, cinesi, indiane, quindi argentine, perché ci sono delle situazioni di paesi come il Brasile che stanno facendo una politica di comunicazione, di trasferimento di conoscenze molto aggressive. Quindi noi dobbiamo dire che, come dire, ci siamo, che facciamo tante cose e che le facciamo bene. E la comunicazione è lo strumento essenziale e fondamentale per procedere così. Adesso io ti do uno spazio, ma non è autogestito, nel senso che poi dovrò durare. Visto che fate comunicazione, una delle cose che il rettore Flavio Corradini ha fatto, insieme ad altre università ovviamente, è stato recentissimamente una full immersion, 5 giorni, ma di quelli a tamburo battente, in Argentina per presentare, e dico il termine presentare fra virgolette, l'università di Camerino, soprattutto in città, in Argentina, dove c'è un tasso di italiani e soprattutto di marchigiani grandissimo. Ecco, qual è stata questa esperienza che ormai fate da diverso tempo? Sì, è un'altra grandissima soddisfazione. L'Università di Camerino, 10 anni fa, è stata promotrice di un grande progetto di cooperazione internazionale Università di Camerino e Argentina. Il progetto piacque così tanto al Ministero che proposero di estenderlo a livello nazionale, per cui il consorzio CUIA, che vede nel rettore dell'Università di Camerino la presidenza, ha al momento 26 più una, che entrerà adesso, università italiane in cooperazione internazionale con le università argentine, tutte le pubbliche e le private.
L'idea generale è quindi quella di fare cooperazione internazionale tra stati per il tramite della cultura accademica, che è una cosa molto bella. E si fanno progetti di ricerca e di innovazione congiunti, si stabiliscono dei temi e questi temi vengono sviluppati da docenti e ricercatori dell'università italiana e docenti e ricercatori dell'università argentine. Poi c'è mobilità di studenti nei nostri corsi di laurea di specializzazione dall'Argentina, dottorati di ricerca congiunto e tutto quanto concerne le relazioni internazionali. Ogni anno, nel mese di aprile, facciamo una missione, si chiamano giornate CUIA, e facciamo il rendiconto di progetti di ricerca e mettiamo in campo nuove iniziative. Nel mezzo, poi, il presidente del CUIA, insieme ad altre delegazioni più importanti, gironzola per le varie città a fare le informazioni e quindi a condividere in maniera capillare tutte le attività del CUIA. Quest'anno siamo stati 2 giorni a Buenos Aires, poi abbiamo fatto a Santa Fe, abbiamo fatto altri accordi internazionali tra università ed università, poi Rosario e poi Cordoba, come dire, sono stati 5 giorni molto impegnativi. Abbiamo stipulato accordi di collaborazione punto punto tra università a università per fare ancora una volta progetti insieme, per fare doppi titoli, cioè dare la possibilità agli studenti italiani ed argentini di condividere dei percorsi di studio e questi percorsi poi vengono riconosciuti in Europa e in Argentina. E anch'essa, come dire, una questione di apertura mentale, di mettersi in gioco e mettersi a disposizione di altri. Voi avete 56 paesi diversi rappresentati fra l'8% del totale degli studenti che sono a camminare. Ce ne sono sudamericani? Ne abbiamo, sì, diversi da 56 da vari paesi. Qual è la nazione più rappresentata? Esattamente, questa è un'altra cosa molto molto interessante e che fa capire come le strategie degli Atenei poi diventano realtà. Abbiamo superato quest'anno i 900 studenti stranieri. E moltissimi vengono da Cina, India, la costa, come dire, est dell'Adriatico, Nord Europa e argentini e brasiliani. Sono 2 anni che riceviamo numeri grandissimi da parte del Pakistan e Bangladesh, in particolare sulle biotecnologie. E abbiamo scoperto perché. Abbiamo iniziato con la Cina su questo settore delle biotecnologie e della biologia della nutrizione. E nella provincia di Jilin l'Università di Camerino ha un corso di laurea, questo lo abbiamo delocalizzato, è parallelo a un corso di laurea che abbiamo a Camerino, e anche lì selezioniamo col governo cinese, interamente a carico del governo cinese sono i costi, 59-60 ragazzi l'anno. Abbiamo cominciato quest'anno anche lì molto molto motivati. La Cina punta molto sulle biologie e le biotecnologie, così come abbiamo scoperto anche il Pakistan e il Bangladesh. Ci sono a livello di paesi strategie per puntare su queste discipline. E siccome noi queste discipline le insegniamo in inglese, perché nella nostra università 6-7 anni fa abbiamo cominciato ad insegnare in inglese, sono 7 i corsi di laurea interamente insegnati in inglese, hanno trovato nel nostro Ateneo la giusta, come dire, sponda. Quindi insegnano in inglese tutto il corso di laurea, insegnano in inglese quei corsi di laurea che per il nostro paese sono strategici, certo, e riceviamo dai 50 alle 60 unità negli ultimi 2 anni dal Pakistan e dal Bangladesh. Quindi direi che Cina, Pakistan, Bangladesh, Albania, Grecia e ora sempre di più Argentina e Brasile sono i paesi più rappresentati.
Questi studenti, questi 900 studenti, mi piaceva dirtelo Giovanni, perché prima menzionavi questa volontà di fare rete, è una nostra grandissima strategia. Ora, questi studenti stranieri che sono a Camerino diventano di fatto una grandissima risorsa per il nostro territorio. Ed eccola la strategia di agire localmente, ma in un ambito mondiale, e cercare di far conoscere la nostra cultura, e l'essere anche il nostro know-how, perché qualcuno ha paura, qualcuno se lo vuole tenere, no? Dice, perché dobbiamo esportare il nostro know-how ormai nel momento di globalizzazione? Certo, è così, è un rischio, e capisco questa osservazione, però l'università deve essere università. E perché si chiama università? Sì, perché, ecco, questi studenti diventano un grande patrimonio, per cui stiamo organizzando degli incontri con i nostri studenti stranieri e gli imprenditori del nostro territorio per farli incontrare. Quindi un rapporto con le aziende molto diretto. Un rapporto diretto. Al momento, tu imprenditore, hai, come dire, necessità di arruolare un giovane cinese. Che cosa fai? Devi prendere la valigetta, andare in Cina, arruolare un'agenzia di selezione al personale, okay, e fidarti di chi questa agenzia ti consiglia. Questi sono costi, sono migliaia e migliaia di euro. Ecco, nella mia università ci sono 150 ragazzi cinesi, più o meno distribuiti nei vari corsi di laurea. Per me è a costo zero farteli conoscere. È di interesse, certo, importante per te imprenditore e per il ragazzo cinese. Io te li presento, tu hai possibilità di conoscerlo anche nel tempo, perché lui è studente e quindi, certo, ragionevolmente rimarrà fino al termine degli studi. Possiamo fare una tesi di laurea insieme, azienda, università. Se non basta e il ragazzo è particolarmente brillante, potremmo fare il dottorato di ricerca e poi alla fine decidi se ti interessa, lo assumi qui, lo assumi in Cina, interrompi il contratto. Ecco, questo l'esempio della Cina, ma per qualunque paese lo stiamo organizzando. Questa è una delle strategie. Ma dunque siete ricchi come università, oppure no? Ricchi, allora, ecco, ricco è, come dire, un termine provocatorio, nel senso che le università non hanno scopo di lucro, sono istituzioni che ricevono, come dire, denari e li devono spendere per fare didattica e ricerca, cioè per fare cultura nel nostro paese. Ed è meglio spendere fino all'ultimo euro. Noi spendiamo tutto fino all'ultimo euro, E quindi, come dire, e siamo felici di farlo, bisogna farle così, perché se non succedesse questo e io fossi ministro direi, scusa, ma io, no, con i soldi che tu ti rimedi fai pure quel che vuoi, certo, ma i soldi che lo Stato ti dà tu ci devi fare i tuoi compiti istituzionali, ovvio, che in questo momento sono didattica, ricerca e trasferimento di conoscenze sul territorio e nel mondo. Quindi bisogna fare così. Quello che mi fa piacere dirvi è che al momento, e questo è un elemento di criticità, perché prima Giovanni chiedevi le criticità delle università, l'Università di Camerino evidentemente è inserita nel sistema universitario nazionale, certo, quindi sono criticità generali, quella dei finanziamenti, non ci voglio andare, non voglio piangere su questa questione, ma è bene che tutti sappiano che al momento, le università italiane ricevono poco di più del finanziamento necessario a pagare gli stipendi ai ricercatori e ai docenti. Davvero poco di più. Tutto il resto, ricerca, ulteriore didattica, viene da fuori. E che cosa sono le tasse universitarie, certo, i progetti europei sui quali appunto c'è qualche privato, qualche ente, qualche fondazione che le fondazioni potrebbero fare cosa, meglio, per esempio in America le università campano, soprattutto gli studenti campano su finanziamenti diretti, è vero, le donazioni le, certo, associazioni alumni, insomma, ecco, questa è una cultura che ancora in Europa stenta a decollare. Ma ci sono i progetti con le imprese, ancora una volta torniamo sul, certo, territorio. Ecco, nel 2012, bilancio consolidato, quindi maggio 2013, ora vedremo che cosa succederà
per il bilancio consolidato 2013, l'Università di Camerino ha raggiunto quasi il 40% dei fondi non pubblici. Questo è un dato del quale il rettore e l'Università di Camerino vanno molto fieri. È evidente perché. Certo. Significa che il nostro Ateneo sta, con le sue strategie, sta sempre di più camminando con le proprie gambe. E i progetti europei sono quelli che al momento, accanto ai finanziamenti e ai progetti fatti con il mondo imprenditoriale, sono quelli che ci stanno dando grandissime soddisfazioni. Ultimissime due cose, perché molto velocemente siamo in chiusura, ci è passato il tempo, non ci siamo neanche accorti, ma che fa il rettore tutti i giorni, oltre che giocare su Facebook? Che fa? Il rettore tutti i giorni incontra... Oltre che giocare su Facebook, ripetiamo, forse non hanno sentito. Sì, gioco, è vero, mi diverte molto, no? Mi diverte moltissimo comunicare quello che fa il rettore tutti i giorni. Perché ancora una volta... La mia così partecipazione su Facebook così attiva e costante è certamente un modo per stare a contatto con tanti amici del mondo Facebook virtuale. Unicam, come si può... Flavio.Corredale. Ah, ma è proprio il nome tuo personale. Sì. Tanto lo uso appunto per... stare in contatto con i miei amici e le mie amiche di Facebook, ma serve soprattutto per dire che cosa fa un rettore tutti i giorni. Flavio Corradini, che come rettore, o un altro qualunque rettore, che cosa fa? Ecco, incontra gruppi di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti per pianificare, fare programmazione, per guardare lo stato attuale dei progetti che sono in corso, capire insomma come l'università deve crescere, come si può fare questo o quell'altro regolamento. E io sono molto attento a dare pari parola a tutte le componenti, Sono veramente molto convinto che tutte le componenti fanno università. Gli studenti, certo. Il personale tecnico-amministrativo e il personale docente e ricercatore. Poi va in giro a fare le interviste a volte. Certo, chiaramente. Perché anche questo è un modo per confrontarsi tutti insieme, per dire noi stiamo facendo questo. Mi piace ascoltare moltissimo le opinioni altrui, quelle positive e quelle negative, perché... Per crescere, se sono costruttive servono per bisogna crescere. Esattamente. Ultimissima cosa, questo ha detto fra noi che tanto non ci segue nessuno. Le Marche sono sono una terra diciamo in cui c'è stata molta nobiltà e compagnia bella. Da voi i baroni ci sono ancora dentro la tua università? Ma come dire, i baroni nel senso in cui, come dire, hai capito benissimo. Stanno nella mia università, stanno dappertutto, stanno nelle pubbliche amministrazioni, stanno dentro le imprese. È un modo di atteggiarsi, è una questione caratteriale. Io penso però che in questi ultimi anni questo carattere, questa forma di individualismo, questa forma di dire... Io sono il più bravo, io sono il più forte, io sono il più eccellente di tutti, non abbia più ragione di esistere. E come dire, vedo tanti caratteri imporsi in questa maniera in percentuale sempre minore. Adesso bisogna, come dire, in questa situazione bisogna avere un atteggiamento diverso, è decisamente migliore avere un atteggiamento costruttivo, è qualcosa che appartiene secondo me ad un passato oramai non più ripetibile. Ringraziamo Flavio Corradini, magnifico rettore dell'Università di Camerino, Unicam, perché è unica, e ci vediamo la prossima volta. Grazie mille davvero a tutti voi. Il centro scarpa di Monsano e Senigallia ha sempre proposto stile, vasta scelta, convenienza. Da 30 anni cammina con noi. Calzature per ogni occasione e abbigliamento casual e sportivo per tutta la famiglia.
3.000 metri quadri di novità per la bella stagione, con la qualità e la convenienza sempre in primo piano. Calzature di tendenza per ragazzi e firme prestigiose in quelle più classiche. Grande spazio all'abbigliamento informale e grande attenzione alle proposte nel settore dello sport, sia nelle calzature che nell'abbigliamento. Il Centro Scarpa sta preparando nuovi passi con entusiasmanti idee che sfoceranno nel nuovo marchio Geomod. Segui con attenzione il Centro Scarpa di Mossano e Senigallia. Nuova avventura e nuovi successi. Metto qui. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Così è perché. Ah! Detto però, non ci sta anche meglio, insomma.